Salve a tutti e bentornati a New Super Mario Bros. U Extra. Oggi facciamo l'Extra 4, che dovrebbe essere l'ultimo Extra. Effettivamente lo è, però in futuro vi mostrerò tutte le sfide, ma in un futuro molto, 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 molto lontano. E sì, vi ho mostrato la modalità Turbo, abbiamo finito la modalità Storia al 100%. Quindi mancano soltanto sfide e caccia alle monete. Oggi faremo caccia alle monete. E vi direte perché è soltanto uno stupido minigioco inutile. Effettivamente è vero, però. Usiamo Granny Wata. Prendo l'altro telecomando e scelgo Mi. Padella. Sì, stavo dicendo. Perché ci sono dei livelli bonus che non ci sono nella modalità storia, e sono questi 8. E quindi ho deciso di mostrarveli. Ci sono anche delle monete stella. Niente di che. Va bene, iniziamo col primo. Questa parte la sto registrando un sacco di tempo dopo, tipo un mese e mezzo dopo la prima. Io mi arrangerò con portandoli in testa, coso. Secondo giocatore, ma se voi avete qualcuno con cui giocare, direi che sarebbe più opportuno chiamarlo. Vai via un attimo, prendo la prima moneta stella. Ok, non si può giocare col gamepad. Prendo l'altro telecomando. Ok, un po' un casino giocare in uno con due telecomandi. Ok, ora siamo tutti e due con la Acorn. Là c'è la seconda moneta. Non sempre ci sono tre monete. Yes. Con la terza. Ok. È bellissimo comandare l'Icorn con due giocatori. Money. Ok. E questo era il primo livello moneta. Basato sulla piana delle ghiande. Oh, ha vinto Padella. No, ha vinto Granny Wata. Modestamente. Ha vinto Nonna Nasone Gigante. Ok, questo livello. Ah, vi devo mostrare anche l'editor moneta, lo farò alla fine. Questo livello è basato su Mario Brothers per NES. Non Super Mario Brothers, ma Mario Brothers. Il gioco con cui potete sfidare un amico a darvi salti in testa, non lo so, non so come definirlo quel gioco. È carino. Sia lo scenario che il gioco. Però, boh. Anzi, quella là è stata la prima. Il debutto di Luigi, quel gioco. Quindi non so se è un tributo o qualcosa del genere. Beh, di per sé è un tributo al gioco. Però non so se è un tributo al. Ok, padella muore. Mi dispiace. Vabbè. Andiamo a prendere quelle monete stella. E vi direte come si prosegue? È finita qua? No, perché tanto padella. Riesci a prendere questo coso? Ok. Non so se il tubo ci posso entrare. No. Padella, attento, padella, padella, padella. Ok, l'ho ucciso io. Dovrebbe apparire da queste parti un tubo qua sopra. In cima. Invece non appare. Non so come farlo apparire perché non mi ricordo.
Ah, comunque qua possiamo fare come i vecchi giochi NES, passare da un punto all'altro. Ok, è apparso. Padella, puoi rimanere là, ok. Ed è finito qua. Cioè, là c'è la terza moneta. E basta. Ok. Vediamo chi ha vinto. Penso sicuramente Granny. No, non ha vinto Granny. Ha vinto Padella. Ha vinto Padella. Va bene. Ha vinto Luigi Padella. Perché lo chiamo Padella? Perché il Mi l'ho chiamato Padella. Ma l'ho chiamato Padella a random. L'ho fatto in uno streaming questo Mi, mi pare. E ok, facciamo questo livello. Livello acquatico. Non è ispirata a niente. Padella, vieni. Ok. Granny Wate invece è un account Nintendo Troll che ho fatto sempre in uno streaming, in cui scrivevo robe a random per farmi segnalare dagli admin di Miiverse. Ah, mi pare anche Padella, sì. Ok. Le vite danno più monete. Cioè, avete vite infinite, praticamente. Seconda moneta. Vita. E non ce n'è un'altra, mi pare. Va bene. Vediamo chi ha vinto. Ah, ce n'erano tre. Magari ne ho presa una senza accorgermene. Molto probabilmente ha vinto di nuovo Padella. Perché lo tengo in alto e prende le monete più irraggiungibili. Ah, questo è ispirato a Nuvole di Meringa. Perché mi ero fuso con Padella prima? Oggi è il 28. Praticamente il Natale dei Nintendari. Natale anticipato. Padella? Non riesco a comandarla, sto tenendo l'altro joypad. Ok. Perché il Natale in Nintendari? Perché esce di tutto. Esce Luigi's Mansion 2. Esce Lego City Undercover. Esce Harmonite. Esce Code of Princess. Esce... cos'altro? Boh, non mi viene in mente. Io Luigi lo avrò domani, l'avrò detto un sacco di volte ormai. Come on. Granny. Caccia le monete, forse è una versione in miniatura di New Super Mario Bros. 2. Oh, ecco una moneta stella. Dico una perché non so se l'ho presa un'altra. O se c'è solo questa, o se... Boh. Questa la prendiamo cheatando, ok? Penso che sia l'unico modo, a dire il vero. Proviamo. Non ho premuto A, ma non fa niente. Forse A non funziona, non lo so. Penso non funzioni perché è una sfida tra due persone, quindi non avrebbe molto senso. Ok. Bene. L'ha preso Padella. Wow. Vabbè, ci credo, è sopra di me, certo che l'ha preso più alto. Padella wins.
quasi sicuro, due monete stella. Orrenda la barba di padella. Ok, 5. Vabbè, scende da solo. Però qua non la posso prendere a padella. Dovrei farlo cadere. Così entra in una nuvola. E ci deve rimanere per sempre, purtroppo. Mi dispiace, caro mio. Caro padella. Oh, c'è la tranquilla, non mi piace. Fiore. Me lo posso permettere, tanto. Levati che devo prendere il fiore. Ah no. Muori. Ti ucciderà la tranquilla. Uccidi padella, tranquilla. Ok. Acceleriamo. Bene. Non togliamo dalla bolla padella. Yes. Vai, 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 vai. Grazie. Mi dispiace che ti sei sacrificato, però. L'hai fatto per una buona causa. Ecco la seconda moneta. Corri! Dai, levati. Stella! Yes. L'ho uccisa. Yes. Quella vita te la puoi anche tenere, Clamperl. Ok, ci sono due monete qua. Bene, bene, bene. Ah, ce n'è un'altra qua. Ciao, ciao, padella. Stavolta ha vinto Granny. Credo. No, vabbè, quasi sicuro. Quante monete ha preso? 10! Ah, è una moneta stella. Quella che... l'ho presa facendolo buttare. Questo livello è forse un altro remake di New Super Mario Bros. Per DS. Mi ricordo che c'è un livello simile. Oppure mi sbaglio, non lo so. Sono sicuro di averlo già visto comunque. O New Super Mario Bros. DS o New Super Mario Bros. Wii. Ditemi voi se lo sapete. Se no, non me lo dite. Mi pare logico. Ah, come on, padella. Uccidilo. Ora siamo tutti e due piccoli. Ah no, padella è grande. Ora non più. Ok. Andiamo. Fiore. Lo prende Granny. Ecco la seconda moneta. Aspetta un attimo. Ok. No, 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 no. Yes. No. 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 Dai. Come on. Ok. E ora ti fai uccidere, vero? No. Cioè sì, cioè muori. Ciao ciao. Rimani nella bolla forever. I hate you. Ok, se qualcuno è disposto a venire qua e rompere questa. Oh, porta. C'è una moneta stella là, vero? Come on. Quanto ci vuole?
Ok, via di qua. Che sei livello monete 5, giusto? Mi pare. Potrei fare. Sì, dai. Ok. Well done. Avrà vinto Padella, penso. Due monete. Monete bonus, vediamo. Di più a Padella, però. Rimane vincitrice Granny. Bene, due livelli. E vi faccio vedere l'editor monete. Oh, anche questo livello è uno stile arcade. Cioè, che non è a scorrimento. È un'inquadratura. E sì, dovrebbe apparire dopo un po' anche un tubo. Come prima. Dopo un tozzo di tempo. Magari velocizzo, possibilmente. Possibilmente. Ok, ecco il tubo. Let's go. Bello questo sistema degli scenari a tempo. Mi piace. Dovrebbero proporlo in un prossimo gioco. Anche in 3D non sarebbe male, eh? Qua c'è un coso che si attiva con lo Switch. Penso che non è niente di estremamente impossibile. Ok. Oh, c'è pure la mezzevia. non so proprio a cosa potrebbe servire. Ah, per monete, penso. Come on, Padella, scendi di là. Ti faccio scendere io, va bene. Ok, un'altra mezzevia. Wow. La prende Granny? Ci pensa Granny? Ok, lascio passare un po' il tempo. Ecco il tubo, finalmente. Alleluia. Ora c'è l'ultimo scenario. Quello di fine livello, immagino. No, un altro scenario. Questo scenario ci sono i tricherini. È una moneta stella che la prenderà a Padella. Ci ho fatto la rima. Ben fatto. Tocco un po' a Padella, cambio Wiimote. Qua cosa c'è? Lo prende Granny. Ok. Forza Granny. Non cadere. E questo è tutto anche per questo scenario. Non c'è un cavolo. Aspetto che appare il prossimo tubo. Che dovrebbe apparire a breve, a dire il vero, perché sta finendo il tempo. 25, 25, 20, 20, 21, 20. Come on, perché non appare? Perfetto, non è nemmeno apparso a zero. Vabbè, lo vedremo con l'editor dei livelli il resto del livello. Come on. Ok. Proviamo questo ultimo livello moneta. Questo livello moneta è verticale, me lo ricordo. Vi consiglio, se state giocando in uno, come sto facendo io, di far morire l'altro, perché è un po' dura se no. Come on. Perfetto, ottimo lavoro, ottimo. Perdo anche nei livelli che non sono livelli, effettivamente. Cioè, sono livelli, però non sono livelli della storia, del gioco. Cioè, sono del gioco, però... Basta. Diciamo che ti ignoro, così muori lo stesso. Penso. Ghiaccio. Mi serve. Prima moneta. Prendiamola. Yes.
Sbaglio o la bolla si è rotta da sola? Cosa farà sto tubo? Nulla. Dove sono? What? Ok. Immagino che in questo tubo, in quel tubo non si possa entrare. È un tubo genera cupa. Seconda. I cosi che rimbalzano pure. Amazing. Visuale veloce, non vedo nulla. No, non andare così in alto. Non mi fai vedere. Oh, seconda moneta. Vediamo se riesco a prenderla. Dubito. Vabbè, sapete dov'è. Non c'è bisogno che la prendo. Ok. Bene. Vediamo un po' l'editor di monete con il livello 7. Dato che non abbiamo fatto l'ultimo scenario. Mi pare che ci fosse un altro scenario, poi non lo so. Ok, gamepad. Editor monete. Non so se lo vedrete mentre faccio le monete. Sì, si vede. Resettiamo. Rimuovi. Ok. Voi non vedete le opzioni. Toast. T-O-S. No, ho dimenticato la. Vabbè, non importa, passiamo. 2. Questo lo sappiamo. Ecco l'ultimo. È questo. Non fanno vedere le monete. Le monete stella. Posso piazzare anche le monete stella. Ma solo 3. Posso rimuoverle toccandole. Posso mettere monete in modo poetico. Voglio scrivere toast. T. Ah, ho dimenticato lo spazio. Posso cancellare, no? Non velocemente almeno. Ti. Ah. Vabbè. Dopo questo lasciamo stare questa idiozia. Ho scritto toast, va bene toast, lasciamo stare. Vabbè, potete anche salvare le monete per averle là, direttamente, cioè avere il vostro set di monete. E basta, questa era la modalità caccia alle monete. E possiamo dire che stavolta è davvero finito il let's play, anche se non è vero perché mancano le sfide. Vabbè, basta, la modalità Mi è quasi conclusa, la modalità storia è già conclusa. La prossima cosa che farò su New Super Mario Bros. U sarà New Super Luigi U, penso. Se le sfide le ho finite prima dell'uscita di New Super Luigi U, le caricherò. Per adesso non aspettatevi altro. Basta, ho finito e ci vediamo alla prossima, bye bye.